Sì, stanchezza e anche la testa. Abbiamo mollato anche mentalmente dopo la vittoria contro l'Israele. Questo torneo ci serve anche per vedere dove possiamo anche migliorare l'anno prossimo. Tipo, questa è una cosa su quale dobbiamo lavorare perché non ci succeda, perché abbiamo fatto un bel torneo, poi le ultime due sconfitte non ci stavano con questo punteggio. Però in fondo non c'è niente da rimproverare ai ragazzi, siamo contenti del risultato e anche del loro impegno durante il torneo. Ecco, un torneo che si chiude con il segno più perché l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Sì, l'obiettivo è stato raggiunto, non era facile. Tu che eri qua hai visto altre squadre, hai visto il livello degli avversari. Le prime 5 partite erano veramente durissime. Abbiamo tante rotazioni e giocare ogni partita per vincere giorno dopo giorno non è semplice. Siamo stati bravi, abbiamo fatto 2 vittorie che poi ci hanno permesso di rimanere nel gruppo A. Nella prima divisione non solo, giocherà questa squadra la prima divisione il prossimo anno, lo giocherà anche la generazione successiva, quella del 2004-2005. Insomma, è un risultato importante per questo gruppo, ma non solo, per tutta la pallamano italiana. Sì, importante per tutta la pallamano, per il movimento. Adesso i ragazzi del 2004 hanno un motivo in più per impegnarsi quest'anno e per giocarsi queste partite che abbiamo fatto noi quest'estate. A questo punto voglio ringraziare anche i ragazzi del 2000 che ci hanno permesso di giocare questo europeo, voglio ringraziare anche i ragazzi del 2004 che hanno tifato per noi, anche i ragazzi della senior che tramite messaggi e le chiamate davano una mano ai ragazzi a tirarsi su, a dare più di quello che avevano, e questo è quello che vogliamo, che la nazionale diventa un gruppo unito. Che tutte le squadre, giovani e senior, sono in corpo. E speriamo siamo riusciti in questo e speriamo che questa cosa continui e si crea una famiglia della pallamano. Sì, abbiamo disputato le prime partite molto bene, siamo riusciti a ottenere quello che volevamo sin dall'inizio, e poi l'ultima partita, appunto, dovuto alla stanchezza comunque delle gambe e tutto, abbiamo giocato un po' peggio rispetto alle prime. Ecco, visto che sei l'ultimo a chiudere il ciclo delle interviste, ti tocca fare il bilancio, nel senso, come avete vissuto questa esperienza che, lo ripetiamo, è storica per la Federazione Italiana, per la pallamano italiana, perché era la prima volta che una nazionale partecipava a un campionato europeo. Beh, penso che per tutti noi sia stato un onore partecipare a questo campionato. Siamo ormai diventati una grande famiglia, quindi ci conosciamo tutti, siamo molto amici e siamo orgogliosi, appunto, di aver fatto parte di questa squadra, insomma. In più, tra l'altro, è stato raggiunto l'obiettivo e vi siete garantiti la possibilità di giocare l'europeo voi il prossimo anno, e l'avete garantito anche alla nazionale under 18. Esatto, era il nostro obiettivo fino all'inizio e ci siamo riusciti, e auguriamo anche loro un buon europeo.